Prima di utilizzare il servizio, ricordati di configurare i permessi nella sezione Gestione profili. Per compilare una nuova fattura, clicca su Invia fattura sotto al menu Fatturazione elettronica. Scegli Compila manualmente la fattura elettronica da inviare e clicca sul pulsante Avanti. La fattura elettronica è strutturata in sezioni, ognuna delle quali prevede una serie di dati obbligatori e alcuni facoltativi. Per maggiore leggibilità, nella videata sono presenti solo i dati obbligatori e i dati facoltativi utilizzati più di frequente. Per inserire eventuali altri dati, devi cliccare l'apposito pulsante Altri dati presente in ogni sezione. Per maggiori informazioni sul contenuto dei singoli campi, è disponibile un help contestuale di fianco a ognuno di essi. Una volta completata la fattura, clicca su Avanti per passare allo step successivo. Alla fine di questa fase, vengono effettuati controlli sulla coerenza dei dati inseriti. Eventuali dati anomali vengono evidenziati e li potrai correggere. Nella schermata di verifica viene riproposta una sintesi dei dati immessi per un ultimo controllo. Nel caso tu debba variarne qualcuno, clicca su Modifica per tornare allo step precedente. In caso i dati siano corretti, puoi salvare la fattura per poi recuperarla nella pagina Fatture elettroniche in lavorazione, oppure procedere alla firma e al contestuale invio al sistema di interscambio o inviare alla firma. Nella schermata di firma vengono ripresentati i dati della fattura e viene richiesto di inserire un Mr. PIN per procedere alla firma e all'invio al sistema di interscambio della fattura. Nell'ultima schermata è riportato l'esito dell'operazione e puoi procedere a compilare una nuova fattura oppure passare allo storico delle fatture inviate al sistema di interscambio.